Live Social. Buonasera Live Social, siamo qua per raccontarvi un'altra storia. Questa sera sono in compagnia di Daniele. Buonasera Daniele, ben arrivato. Buonasera a lei e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Buonasera a tutti, insomma. Allora Daniele, ci introduca un po' la sua professione. Io sono un avvocato e mi occupo in maniera specifica di diritto societario internazionale e di diritto penale internazionale. Ok, per cui chiaramente ha uno studio a Ferrara, giusto? Certamente. E quali sono nello specifico, insomma, le varie attività, insomma, che si svolgono nel suo studio? Nello studio ci sono altri avvocati collaboratori che si occupano anche delle fasi classiche della professione, dal diritto penale nazionale alle separazioni, divorzi, recuperi crediti. Io nello specifico, oltre che gestire l'attività dal punto di vista proprio anche meramente amministrativo e contabile, dei rapporti con i colleghi, mi occupo di diritto societario internazionale. Okay, che è una materia di particolare complessità, specie in Italia e specie in questo specifico momento. Infatti. Ci spieghi un po' il perché, appunto. Perché è chiaro che l'incertezza politica che regna in Italia, il costo del lavoro eccessivo, la crisi economica, la tassazione elevata spingono molti imprenditori a cercare un rifugio all'estero per poter lavorare meglio, per poter produrre meglio con più serenità e più tranquillità, certo. E anche per trovare una fiscalità più adeguata. E qua è il vero problema, perché purtroppo molti imprenditori, spinti da una mala informazione che circola in rete, credono che sia sufficiente aprire una società all'estero e continuare bellamente a lavorare in Italia e fatturare dall'estero. È un comportamento assolutamente illegittimo che si scontra con ogni tipo di normativa, ma non soltanto italiana, proprio internazionale, perché le tasse vanno scontate laddove l'attività viene realmente prodotta. Quindi noi, quando ci occupiamo di trasferimenti di società all'estero, facciamo sempre in modo che il trasferimento sia assolutamente reale, non fittizio, e in Italia non esista più nulla. L'imprenditore deve fisicamente andare all'estero a lavorare. Quindi insomma, diciamo, si fa riferimento al posto, allo stato in cui si pratica, diciamo, certo, l'attività. Assolutamente. E quali sì. possono essere i rischi invece che si incorrono, appunto, se magari si intraprendono delle vie non proprio corrette, diciamo, come dicevamo prima? I rischi possono essere sia di natura meramente civile, tributaria, sia di natura penale, se okay. supero una certa soglia, o se addirittura non faccio la dichiarazione dei redditi, perché nel caso di omessa dichiarazione dei redditi non c'è nessuna soglia. Subirò un processo penale perché ho frodato completamente il fisco non facendo neppure la dichiarazione dei redditi in Italia, facendola solamente all'estero pur lavorando in Italia. Se uno volesse avere una società estera e lavorare in Italia, questo si può fare legalmente, ma occorre istituire una stabile organizzazione della società estera in Italia in modo tale che fiscalmente sia identificata in Italia, iscritta alla Camera di Commercio, munita di partita IVA e fattura in Italia e paga le tasse normalmente come una normalissima SRL. L'utile eventualmente potrà essere poi, una volta che ha scontato le imposte in Italia, potrà essere spostato all'estero perché la società è estera. Ma questa è l'unica maniera in cui io possa lavorare in Italia con una ragione sociale estera. Certo, diversamente devo andare all'estero a lavorare là. Questo vale molto per le questioni del web, perché purtroppo molti sono convinti sempre da tanta mala informazione che circola in rete che il web sia terra di nessuno e che quindi io posso decidere di fare una sorta di nomadismo digitale, quindi decidere di fatturare da qualunque stato voglia, magari anche in uno dove non sono comprese le tasse, e però lavorare tranquillamente da casa mia, dall'Italia o dall'ufficio, cosa comportamento assolutamente illegittimo. Per cui insomma la sua attività, ribadiamo, il fatto che un'attività, un'azienda comunque si possa trasferire all'estero, certo. giusto? Chiaramente tutto secondo le normative, secondo le leggi, pagando le tasse. Quello sicuramente certo. sì. Ma anche insomma un ampliamento, no, dei mercati, ci si può rivolgere. Può essere anche un trasferimento solamente di un ramo d'azienda, perché uno certo. pensa che in una determinata nazione ci siano del personale maggiormente specializzato o con un costo del lavoro inferiore, può anche trasferire solamente un settore, istituire un magazzino, un ufficio, un'attività di qualunque genere essa sia,
e lavorare da là con condizioni anche a livello di costo del lavoro migliori e migliorative rispetto a quelle che si possono reperire in Italia o a livello di personale specializzato. E come è iniziato un po' il suo lavoro, nel senso quando è iniziato, perché è iniziato, che tipo di studi ha intrapreso, insomma ci racconti un po' qualche curiosità? Beh, io mi sono laureato nel remotissimo 1983 con una tesi giusto appunto in diritto internazionale. E poi ho sempre avuto la passione per questo e ho reputato che fosse un settore dove potersi inserire con grande difficoltà ma con grande soddisfazione, perché è un bisogno che l'imprenditoria italiana sicuramente ha dal mio punto di vista. Quindi insomma un aiuto agli imprenditori, alle aziende per cercare di insomma concretizzare, no? Ma anche al privato, anche al giovane che magari è laureato a pieni voti in una qualunque disciplina e in Italia non riesce a trovare un giusto sbocco lavorativo e pensa a cosa fare. Gli si fa anche un'analisi di mercato sulla base delle sue aspettative e gli si spiega quale può essere la giurisdizione dove lui può tentare di intraprendere un'attività con una fiscalità più adeguata e con in stati che garantiscono anche un po' di minore burocrazia all'imprenditore. Se pensiamo che per aprire una ditta individuale occorrono forse un mese, non basta, e a livello di documentazione cartacee o accessi, autorizzazioni, ispezioni e quant'altro diventa difficilissimo, e subito immediatamente ti arrivano da pagare l'INPS, subito hai gli acconti su tutto, soldi. Diventa molto difficile. In altre giurisdizioni questo non accade, ma il concetto fondamentale però che va ribadito è che il lavorare all'estero deve essere sempre una questione reale e mai fittizia. Certo. Lo dico perché purtroppo so che c'è magari molto... anche in buona fede poi lo... sì, ma magari sì, alcuni sono anche convinti in buona fede, ma è meglio spendere due soldi per un consulto professionale prima di fare una cosa e farla bene e in regola con le leggi sia dello stato di trasferimento sia dello stato italiano, che non tentare il fai da te per avere poi dei grossi problemi chiaramente e delle grosse delusioni chiaramente. C'è qualcuno, Daniele, che vuole salutare, qualche suo collaboratore o semplicemente lo studio? Saluto tutti quelli che mi conoscono e che non mi conoscono. Allora, giustamente. Allora, ricapitoliamo un po' i suoi contatti. Appunto, lasciamo due recapiti telefonici: il primo 348 44 350 40, un secondo numero fisso 0532 24 0071. Come dicevamo prima, lo studio di Daniele Bertaggia si trova a Ferrara, in via Caselli 11/B. Pagina Facebook Daniele Bertaggia, vi lascio ben tre siti web: il primo avvocatobertaggia.org, il secondo avvocatobertaggia.com e l'ultimo avvocatobertaggia.biz. Daniele mi ricordava appunto che ha anche un canale YouTube, giusto? Avvocato Bertaggia, dove insomma potete trovare qualche pillola di fiscalità internazionale, certo. Se siete curiosi, immagino, no, di approfondire l'argomento. Pagina Instagram Daniele Bertaggia e per ultimo ma non meno importante indirizzo email info@avvocatobertaggia.com. Io la ringrazio, Daniele, per essere stato con noi questa sera, le auguro un buon lavoro e una buona serata. Grazie a lei. Arrivederci. Live Social.